ogni oggetto, anche un piccolo bicchiere, necessita almeno di due persone che ci lavorino. E questo perché tendenzialmente ogni maestro è specializzato in una tecnica differente, ed il maestro che soffia vasi e bicchieri tendenzialmente non andrà a modellare sculture di vetro massiccio e viceversa. Poi c'è anche una terza persona che è l'assistente, che deve aiutare i maestri durante la produzione e allo stesso tempo imparare le tecniche di lavorazione del vetro, perché non essendoci scuole, è ancora una tradizione familiare che viene tramandata di padre in figlio, di generazione in generazione, l'unico modo per diventare maestri è realizzare un periodo di apprendistato come assistenti che va dai